Buongiorno a tutti, buongiorno amici, benvenuti in questa nuova diretta su Bridge Online. Vediamo se c'è già qualcuno in connessione. Allora, non vedo ancora nessuno, aspettiamo un attimo. Allora, eccoci qua, sì, ok. Non vedo chi è, però va bene, ci sono già tre persone. Ciao, ciao Francesca, grazie per aver preso le prenotazioni. E allora, sì, ciao Stefania, va bene, allora posso iniziare. Ci sono già 15 prenotazioni. E quando termino queste prenotazioni con queste domande, possiamo già iniziare a... cioè, vi consiglio di scrivere poi le domande e risponderò a chi è in diretta. Allora, abbiamo già la prima prenotazione, è Beatrice Barbieri, 18-12-72, chiede agli angeli e arcangeli se arriverà il vero amore. Vediamo. Beatrice Barbieri, se arriverà il vero amore. Grazie per essere qui con me in questa nuova diretta, in questo bellissimo gruppo Ponti di Luce. Ciao a tutti, ciao Lorena, Simonetta, ciao 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 ciao. Allora, Beatrice Barbieri, vediamo se arriverà il vero amore per lei. Ciao Teresa Bonpane, buongiorno a tutti. Allora, qua si può già iniziare perché vedo che ci sono già le carte che volano dal mazzo. Ecco, no, non ci credo. Peccato che non riuscite a vederle. Mi sono proprio incollate dalle dita tre carte. Allora, Beatrice Barbieri, mi dicono che tu sei arrivata proprio a un sentiero dove tu hai una decisione da prendere. Qua vedo che c'è l'Arcangelo Michele in mezzo che ti dice vai in quella direzione dove tu non sarai da sola. Quindi una decisione che ti porta a una strada dove tu puoi stare non da sola. Qua mi dicono che arriverà comunque qualcosa di molto bello. Una persona molto forte, intellettuale, diligente, quindi questa persona che ti darà veramente delle emozioni, e ci saranno cambiamenti improvvisi per te, ma veramente quasi, cioè, penso che sia già in atto questo cambiamento. Devi credere più in te stessa e ascoltare il tuo cuore. E fai ciò che ti dà gioia, ti dicono. Allora, questa decisione che dovrai prendere ti porterà a libertà, ti porterà a eliminare le preoccupazioni e ti sentirai veramente viva, ti sentirai rinascere, ti sentirai pronta a spiccare in volo. Però mi dicono, mi raccomando, sicurezza in te stessa, perché questa decisione richiede che tu sia sicura. Sì, mi dicono attraverso la meditazione, perché in questo momento tu sei un po' stressata, quindi hai bisogno di dormire di più e di prenderti cura di te stessa. Vediamo, lasciare andare un passato che non ti serve, una situazione che ti farà crescere, che ti farà guarire da queste ferite riguardo al tuo passato. E poi mi dicono che tu sei molto preoccupata riguardo la situazione economica, le spese che ci sono in casa,
queste preoccupazioni ti porta anche a volte a magari a stare attenta a non spendere troppo, è come se tu hai tutte queste paure, no? Adesso vediamo le tre carte che si sono incollate nelle mie mani. Sì, allora, qua mi dicono che tu hai la possibilità di avere proprio una persona vicino a te che farai delle cose importanti con questa persona, quindi una relazione molto importante. Qua mi dice che potrebbe essere magari un amico che poi diventa comunque qualcosa di molto serio, questa amicizia. Sì, farai dei progetti importanti con lui, però devi avere più fiducia in te stessa. Ti dicono che tu hai il potere di poter stare con una persona che veramente ti merita. Sei tu che hai questo potere, quindi lasciati andare. Queste tre carte sono proprio scappate via. Scusate che devo. Mi sento prurita al naso perché ho acceso l'incenso e mi sta prurendo il naso. Ok, allora andiamo a vedere. Sara Fontana, 21-10-78, se sposerò Andrea, 23-03-83. Mamma mia, non devo accendere l'incenso così vicino. 23 21, allora scusate, 21 10 78, se sposerà Andrea, 23 08 03 83, Sara Fontana. Vediamo se ci sarà un lieto fine, se sposerà Andrea. Andiamo a vedere. Ops, andiamo bene qua. Cadono le carte, mi cadono persino per terra. E allora, mamma mia, qui mi dice che tu, non so se lui è una persona che tiene tanto all'ambiente, qua mi dice che è molto attivista riguardo all'ambiente, e che è come se farete qualcosa insieme. E festeggerete riguardo a questo, e tu è come se tu in questo momento hai paura di non riuscire a fare quel piccolo passo che ti porterà proprio a lieto fine con questa persona, con Andrea. Però ti dicono che tu sei in grado di manifestare quello che desideri. Quindi tutto quello che tu desideri magicamente verrà proprio, andrà al successo. Quindi sì, ti dicono che lui è veramente, farà di tutto per organizzare questo matrimonio, quindi ci sarà successo. È una persona che comunque ci tiene a te. Sì, ti darà proprio emozioni, questo matrimonio ti darà emozioni. Ti aiuterà anche economicamente, il fatto che molti problemi che tu hai da risolvere, se ti farai aiutare da lui, riuscirai comunque a portare avanti tutte queste, e lasciare andare soprattutto i pensieri negativi. Quindi Sara Fontana mi dicono di sì, che sposerai Andrea. Allora, Lorena, dov'è? Dagani, non so. 250469, ci sarà un ritorno in amore con Nicola, 080179, che si sono lasciati da 2 mesi, dopo 2 anni di convivenza. Lei è distrutta. Quindi, Lorena, vediamo se ci sarà un ritorno di. Allora, un ritorno con Nicola, vediamo cosa ti dicono. Buongiorno a tutti, buongiorno Susanna. Vediamo.
questa bellissima musica in sottofondo è un CD di Gaetano Vivo. È bellissimo questo CD, dà tanta armonia, dà tanta pace. Lorena, quindi, se ci sarà un ritorno con Nicola, vediamo cosa ti vogliono dire. Se ci sarà un ritorno con Nicola, cosa ti consigliano riguardo a questo? Allora, sì. Allora, secondo me sì, ci sarà un ritorno e ci sarà questo cambiamento che è come se con lui ritrovate proprio, vi eliminate proprio la situazione pesante che si è andata a creare. Sì, ci saranno proprio nuovi inizi, come se tu lasci andare il tuo passato. Ti dicono di fidarti, di avere più fiducia in te stessa e di difendere ciò in cui tu credi. Quindi se lui ritorna, vai tranquilla, perché vedo proprio farete dei progetti insieme, è come se tu cominci a avere di nuovo la fiducia in questa persona e realizzerete insieme qualcosa di molto bello, Ok, mamma mia, oggi Angela Zitelli chiede, allora, per Michela il 13.9.90 troverà un lavoro fisso. Michela, 13.9.90, niente, non so cosa mi succede, comunque. Vediamo se troverà un lavoro fisso Michela. $13.09.90, andiamo a vedere se riuscirai a trovare un lavoro fisso Michela. Michela troverà un lavoro fisso. Ok. Allora, innanzitutto vi dicono che tu sei molto portata per aiutare questi bambini indaco, bambini cristallo, bambini veramente che hanno una sensibilità molto sviluppata e che tu hai questo dono di aiutare questi bambini. Ops. Però è come se tu in questo momento devi prenderti cura del tuo corpo, eliminare le tossine dal cibo, dal corpo e dalla mente, quindi prenderti cura di te stessa, per poter comunque aiutare questi bambini. Allora, innanzitutto ti dicono anche che tu hai una relazione spirituale con una tua anima gemella e questa relazione ti porta a stare bene, a sentirti amata, Allora, ti arriverà una brillante idea e ti dice l'arcangelo Uriel di portarla avanti, perché è un'idea che sarà proprio mandata dalla tua guida, quindi ti prega di attivarla per realizzarla. Quindi l'arcangelo Uriel ti dice questo, è un'idea molto molto valida, molto importante per trovare questo lavoro. Sì, continuano a ripetermi che tu devi trovare del tempo per te stessa, per poter comunque avere delle energie più elevate, quindi trova il tempo per dedicare qualcosa anche a te stessa.
Sì, la Madonna mi dice così, la Madre di Dio, mi dice che aiutare i bambini è proprio il tuo scopo in questa vita, quindi dedicare proprio l'aiuto a questi bambini veramente sensibili, veramente importanti. Ti dice l'Arcangelo Raffaele che è importante che tu tiri fuori proprio attraverso il respiro, come se tu ti devi anche concentrare sul tuo respiro per stare bene e scrivere un diario riguardo a quello che ti arriva, perché tu hai bisogno anche di trovare la fiducia in te stessa riguardo proprio a questa tua missione importante con i bambini, eh. E ti dicono anche se in questo momento ti senti fragile fisicamente, avrai comunque un'idea che sarà ispirata. Quindi concentrati sulle priorità che hai bisogno di sapere in questo momento. Dedicati a questo, eh. Mi dicono che attraverso la chiaroudienza, la tua guida, ti farà sentire attraverso la mente la voce di altre persone quello che tu hai bisogno di sapere, ok? Allora, andiamo a vedere Antonella Barresi 050268, volevo sapere se diventerò infermiera. Vediamo, Antonella. Allora, se diventerò infermiera. Andiamo a chiederlo all'Arcangelo Gabriele. Ciao Mariangela. Andiamo a chiedere all'Arcangelo Gabriele se Antonella Barrese diventerà infermiera. 050268. Un attimino. 050268. Anche qui scappano un po' le carte. Oh, bellissimo. La Santa Madre ti sta aiutando a perseguire lo scopo divino della tua vita. Questa è la prima risposta. Arriveranno proprio soddisfazioni riguardo ai tuoi bisogni materiali, mentre insegui proprio attraverso i tuoi sogni questo tuo scopo della vita, eh? Rinascita di vita, sempre con la Madonna, qui ti dice che avrai questa rinascita di vita e avrai proprio buone notizie riguardo a questo progetto, riguardo a diventare infermiera, eh? L'Arcangelo Raziel ti sta comunicando informazioni con simboli esoterici per aiutarti a comprendere la verità spirituale. Quindi attenta a questi simboli che ti arriveranno, potrebbero essere anche simboli Reiki. È come se tu devi metterti lì seduta e concentrarti riguardo alle tue priorità, non farti distrarre. Hai proprio bisogno di stare tranquilla, di stare con te stessa e capire quali sono i tuoi bisogni in questo momento e quali sono le tue priorità. E l'Arcangelo ieri ti diceva tutto bene e che sta andando come è giusto che vada, con gioie nascoste che in cui presto ti accorgerai. Vedo che avrai un aiuto da un professionista riguardo a questo tuo desiderio. E ti aiuterà a realizzare proprio questo progetto, eh. L'Arcangelo Razia ti dice: riprenditi il tuo potere e cerca di essere determinata perché Dio ti ha donato questo tuo dono e puoi manifestarlo con gioia e felicità nella tua vita. Quindi ti hanno risposto proprio alla grande, bellissimo.
Marilena Masci, 080370, io e mio marito Gregorio, 120366, volevo chiedere agli angeli se riuscirò a ritrovare armonia nel nostro rapporto. Quindi Marilena Masci e il marito Gregorio, se riusciranno a trovare armonia nel loro rapporto. Risponderò alle altre domande quando ho terminato con queste prenotate. Abbiate un attimo di pazienza. Quindi Marilena Masci e il marito Gregorio, vediamo se trovano l'armonia, se riescono a trovare l'armonia. Ok. Allora, innanzitutto tuo marito è molto, una persona molto integra, si comporta proprio con integrità, quindi è come se lui in questo momento ha difficoltà di comunicare, è come se lui si aspetta che tu gli vai incontro e comunichi con lui con sincerità. Come se si aspetta di che tu sia più aperta riguardo a quello che lui vuole da te. Quindi vedo, sì, mi dice che comunque te farai delle scelte coraggiose, che avrai la possibilità di essere aiutata anche da un amico, eh. Poi mi dicono non ti devi preoccupare dei bisogni materiali perché verranno soddisfatti in modo magici e inaspettati, quindi che tu sei una persona buona che dai e ricevi con cuore riconoscente. Vediamo. Sì, c'è una decisione da prendere che porterà libertà e ti dicono non essere così insicura riguardo a questa decisione, anzi, devi proprio essere decisa. Quindi sicurezza, decisione. Hai vicino l'arcangelo Haniel che ti dice: avrai anche delle indicazioni attraverso la meditazione e saranno informazioni che ti porteranno pace e armonia. Allora, questa situazione con tuo marito ti sta comunque portando tanto stress e ti dicono di cercare magari con la meditazione di rilassarti, di mettere una buona musica, di dormire di più. Ah, qua mi parla di lasciare andare un passato, una situazione, riguardo al passato che ti farà crescere. Quindi ti aiuterà a guarire le ferite. Qua vedo che c'è la giustizia, vedo proprio che ci sarà proprio qualcosa riguardo al tuo favore e non ti devi arrendere riguardo a questo, eh. Sì, è come se trovati armonia, ma non è una cosa che può succedere subito, come se tu devi lavorare soprattutto riguardo a comunicare con sincerità con lui, eh. Ok? Perché qua vedo la fine di un tunnel, la luce alla fine del tunnel, però farai un bel sospiro di sollievo e farai con lui nuovi progetti. Ma allora, a me mi viene da pensare che non sarà con tuo marito. No, assolutamente. Mi dà l'impressione che arriverà per te un'altra persona, eh. Un'altra persona che invece ti farà sentire veramente qualcosa di molto importante, dei sentimenti importanti. Sì, mi viene da pensare a questo. È come se trovi giustizia con tuo marito, ma poi ci sarà proprio quest'altra persona che entrerà nella tua vita. Allora, andiamo a vedere. Marianna Palteri, 240580, Roberto, 180974, se nascerà un rapporto importante d'amore. Marianna,
e con Roberto si nascerà qualcosa di importante tra di loro. Allora, andiamo a vedere. Tra Marianna e Roberto. Tra Marianna e Roberto si nascerà qualcosa di importante. Allora, andiamo a vedere cosa vogliono dire gli arcangeli riguardo a questo rapporto con Roberto. Allora, qua mi dicono che tu devi fare. È come se in questo momento sei arrivata a un bivio della tua vita, quindi devi fare una scelta e devi cercare di essere chiara riguardo a questa scelta, perché è come se tu devi in questo momento concentrarti riguardo a una scelta lavorativa. E qua ti porti, dice l'Arcangelo Michele, di lasciare che questa scelta sia collegata a un lavoro con altre persone, quindi non prendere la strada che ti porta a lavorare da sola. O qua anche il fatto di fare tanta pratica e di c'è anche la possibilità di poter portare avanti degli studi oppure fare dei corsi di formazione. L'Arcangelo Michele ti dice che ci sarà la luce alla fine del tunnel, che farai un sospiro di sollievo, che farai altri progetti, potrebbe esserci anche un trasferimento, un viaggio. E qua vedo proprio questo grande re, una persona generosa, rispettabile, colta, che ti dice sì, ci sarà da fidarsi di questa persona e ti aiuterà proprio a raggiungere proprio l'unione, infatti un cambiamento molto importante di vita che ti aiuterà proprio a rinascere, quindi non rimandare, cogli le opportunità. Sì, questa persona veramente è in sintonia con te e farete anche dei progetti insieme. Ok. Penso progetti anche lavorativi. Antonella Orsino 030380 Giovanni 011070. Sei la persona giusta con cui sto in questo momento. Antonella, vediamo, 030380 Giovanni 011070. Allora, vediamo se è la persona giusta per te, Giovanni. Antonella e Giovanni, vediamo un attimo. Giovanni, sei la persona giusta per te. Allora, innanzitutto mi dicono che tu, qua vedo proprio una pianificazione saggia
come se state programmando anche un viaggio da fare. E questo sarà qualcosa di molto, andrà tutto comunque bene riguardo a questo progetto, questa pianificazione. Andranno a buon fine. E tu, è come se tu devi cercare di eliminare i rimpianti, di accettare invece questa occasione che ti offre libertà, che ti offre felicità e con lui comunque c'è un risvolto positivo, eh? La tua guida divina ti dice che tu stai cercando un approccio alternativo riguardo proprio lo scopo per quanto riguarda la tua vita. Quindi è come se tu hai bisogno anche di avere a tuo fianco persone che sono sagge. Ci sarà proprio la luce alla fine del tunnel e farai un bel sospiro di sollievo. Sì, ci saranno nuovi progetti, ci possono essere dei trasferimenti o viaggi. Quindi ti dicono che tu devi avere fiducia in te stessa e ricordarti che sei te che hai il potere su di lui, hai un potere veramente forte. Quindi nuovi inizi, inizi di vita, perdonando anche il tuo passato, quindi ci sarà proprio, troverai lo scopo anche della tua vita. Sì, è la persona adatta per te. Allora, Lisa Miletto, Giuseppe 280359, se riuscirà a sconfiggere i suoi blocchi e a chi può chiedere aiuto. Quindi Giuseppe 280359, se riuscirà a sconfiggere i suoi blocchi e a chi deve chiedere aiuto. Vediamo. Giuseppe. Giuseppe 280359. Andiamo a vedere. Giuseppe 280359. Che cosa ti consigliano e che cosa gli consigliano? Allora, innanzitutto mi dice che Giuseppe ha delle capacità talmente belle e che deve mettersi lì e fare pratica riguardo a queste capacità per avere più sicurezza in se stesso, come se lui è una persona molto creativa, però è come se non crede in queste sue capacità, ha bisogno di credere nelle sue capacità. Allora, Giuseppe ha tante emozioni pesanti in questo momento, ha dei pesi che si sta portando sulle spalle, si sente in colpa, ha tanta rabbia dentro, è come se lui non vede l'amore intorno a sé, quindi è come se ha bisogno in questo momento di ritrovare la pace nel cuore e di goderne appieno. Allora, Giuseppe è come se lui deve cercare di fare un bilancio riguardo la sua vita e cercare di capire che cosa deve cambiare e su cosa concentrarsi per guarire riguardo a questi suoi blocchi. Perché in questo momento lui manca di equilibrio, non ha armonia, è come se è proprio. Come se ci fosse qualcosa collegato al suo passato che lo sta disturbando, eh? Allora, gli stanno dando già tanti segni che potrebbero essere proprio o piume o monetine o cuoricini. È come se lui ha questi segni davanti per poter fargli capire che non è da solo. Quindi agli angeli vicino lo stanno aiutando.
Allora, per Giuseppe ci sarà in arrivo comunque prosperità e abbondanza, ma deve tenere proprio i suoi pensieri positivo, quindi eliminare questi pensieri pessimistici. Si sta chiedendo qual è lo scopo della sua vita in questo momento e loro gli rispondono: lo scopo della tua vita è servire in modi che possano portare gioia sia a te sia agli altri. Non preoccuparti di trovare il tuo compito specifico, ma concentrati piuttosto sul servire alle realizzazioni di uno scopo e vedrai che ne trarrai giovamento anche tu. Quindi Giuseppe deve, sì, qua mi dicono proprio avere fiducia in se stesso, avere fiducia nelle sue capacità e avere fiducia soprattutto in Dio, perché in questo momento lui è come se avesse perduto la fede. Quindi, pregare e concentrarsi proprio sulla fiducia che in questo momento vacilla, ma che gli angeli l'aiuteranno a rinforzare per poter trovare il coraggio e la fede che ha perso. Quindi preghiera, è scappata via anche un'altra carta. Sì, continua a dirmi: abbi fede e speranza perché c'è qualcosa di positivo e di nuovo all'orizzonte che non riesci ancora a vedere, Giuseppe. Mi raccomando, ritrova la fede, fatti aiutare dagli angeli che te lo stanno. Attraverso i segni ti stanno proprio facendo capire che ti sono vicino. Marina Serra 210161, cosa mi blocca nel relazionarmi con l'altro sesso e come posso fare per superare questi blocchi? Marina Serra, che cosa mi blocca nel relazionarmi? Allora, cosa possiamo prendere? Vediamo. Che per te prendiamo queste. Che cosa ti blocca per poter avere armonia con l'altro sesso? E che cosa puoi fare? Che consigli ti daranno gli angeli riguardo a questo? Andiamo a vedere. Ops, è una scappata via. Va bene, abbiamo capito. Ups, no, per terra no, va bene, abbiamo capito che qua bisogna anche scherzare un po'. Mamma mia, quante carte abbiamo detto. Marina Serra, vediamo cosa ti vogliono. Caspita, qua mi dicono che la tua anima desidera ardentemente esprimersi in modi creativi, che loro ti guideranno affinché tu infonda arte e creatività in quello che fai, così da sentirti viva ed entusiasta e da riaccendere in te la passione per la vita. Quindi è come se tu hai da sintonizzarti con quello che ti sta facendo arrivare la tua anima, quindi i desideri che tu senti dentro di te. Sì, qua mi dicono che tu avrai un nuovo partner e che questo incontro ti sarà mandato proprio dal divino, quindi come se tu hai chiesto di trovare questa persona e loro ti stanno proprio dando la possibilità di farti avere questa persona speciale per te, una persona meritevole per te. Sì, mi dicono che devi prestare attenzione alle nuove persone che ti invieranno nella tua vita e questa persona la riconoscerai. Perché da subito lo sentirai proprio vicino, sentirai proprio che tu lo conosci da sempre. Quindi ti piacerà e sentirai subito sicura vicino a lui. Questo è già un segno bello chiaro, eh? Mamma mia, qui
Allora, sì, mi dicono che attraverso lo yoga, un esercizio fisico, riuscirai a trovare la pace nella mente e avrai anche una crescita spirituale, scusa, che ci sarà proprio un collegamento molto forte con il divino, eh? Wow, l'arcangelo Uriel, che cosa ti dice? L'arcangelo scusa, Uriel, ti dice che tu, col suo aiuto, riuscirai a liberarti dalla rabbia e dall'incapacità di perdonare che serbi nel cuore e nella mente. Quindi sarà l'arcangelo Uriel ad aiutarti in questo. E poi ti ricorda che tu in questo momento devi stare attenta ai tuoi pensieri perché hai la possibilità di scrivere la tua sceneggiatura. La sceneggiatura della tua vita, così come tu desideri e come il tuo cuore desidera. Quindi stabilire con chiarezza come deve essere questa persona che ti merita, quindi l'uomo meritevole per te. Scrivi proprio nei minimi particolari, se deve essere biondo, se deve essere alto, quanto deve essere alto. Quindi scrivi tutto questo perché loro ti stanno ascoltando e ti faranno arrivare veramente questa persona che tu ti meriti. E ti ricordano che tu sei un operatore di luce, che sei stata mandata su questa terra per aiutare gli altri, quindi un angelo terreno. E tutti i suoi abitanti, c'è Cupido qui che non vede l'ora di farti avere questa persona meravigliosa per te e ti circonderà d'amore, sarai circondata d'amore e ti sentirai amata. Però allo stesso tempo ti dicono che tu vorresti comunque stare, e ti è difficile stare ancorata su questa terra. Perché tu ti senti fuori posto, perché tu ti senti una persona diversa, ti senti veramente una persona speciale. È la tua anima che ti dice questo, quindi è come se tu, sì, devi stare ancorata a Madre Terra. L'angelo Serena ti ricorda, sono arrivate tutte queste carte per te, quindi messaggi veramente speciali, eh? L'angelo Serena ti ricorda che riceverai il denaro di cui hai bisogno e sarà Dio a decidere come fartelo avere. Devi avere fede. Sì, vedrai che arriverà l'amore per te. Bellissimo questo, eh? Ti dicono che tu hai fatto degli errori nel passato, ma in questo momento non ti devi permettere di farne degli altri, perché tu sai quali sono stati i tuoi errori. E quindi devi metterci l'amore nel tuo desiderio di trovare questa persona e scrivi bene nei minimi dettagli quello che tu desideri, perché sta per arrivare, ok? Sono emozionata per te, pensa un po'. Allora, 11 Teresa Bompane, 280371, un messaggio dagli angeli per te, Teresa. Anche per te andiamo a chiedere, ascolta il tuo angelo. Vediamo, Teresa. Teresa Bompane, sto rispondendo a te. 230371. Abbiate ancora un po' di pazienza perché arriva anche il vostro turno, Teresa Bompane, che cosa hai bisogno di sapere? Che consigli ti arriveranno da tuo angelo? Dal tuo angelo. Allora, Teresa, innanzitutto l'angelo Adriana ti dice che ti guiderà attraverso le preghiere e ti arriveranno le risposte. Ti arriveranno delle indicazioni e che queste indicazioni ti arriveranno anche attraverso l'intuito e i pensieri e i sogni, come se tu hai chiesto qualcosa di una favola che riguarda la tua vita. Vedo un castello, quindi l'angelo Adriana
ti fa luce riguardo a questo. Attenta ai sogni, attenta alle indicazioni che ti arrivano attraverso il tuo intuito. Qua mi dicono che ti arriveranno anche piogge di abbondanza, perché in questo momento la tua situazione finanziaria è molto preoccupante e quindi tu sei preoccupata riguardo al denaro. E gli angeli ti guideranno, ti mostreranno come creare e accettare l'abbondanza. Quindi ti dicono quando ti ricordi di lavorare insieme a noi, la tua situazione finanziaria guarisce con la stessa rapidità con cui le permetti di farlo. Mamma mia, che bello! E ti dicono di non avere più paura, che tu sei protetta riguardo a qualcosa che è successo nel passato. E quindi rilassati, sentiti al sicuro, loro ti stanno proteggendo, non devi avere paura. E poi ti ricordano che, anche se magari a volte ti senti incompresa, e ti è difficile esprimere a parole il tuo stato d'animo. Quindi ti ricordano che anche l'altra persona potrebbe avere anche questa difficoltà. Quindi quello che tu devi fare è cercare di esprimere e di capire in modo compassionevole riguardo la situazione che tu stai vivendo. Qui mi dicono che tu, oh caspita, vola l'arcangelo Raziel, mi dicono che tu sei una chiaroveggente, che lui, l'arcangelo Raziel, ti aiuterà a vedere una visione spirituale, a risvegliare la visione spirituale appieno, perché così potrai vedere chiaramente l'amore che ti arriva dal cielo. Quindi l'arcangelo Razia che ti è vicino proprio per sviluppare questa tua chiaroveggenza. Allora, l'ultima carta che ti dice che farai un bilancio nella tua vita e devi decidere cosa cambiare e cosa guarire? Quello che non ti porta equilibrio e armonia. Più chiaro di così. Questo è un messaggio che ti arriva dritto dal cielo. Quindi ti stanno cercando proprio di far luce riguardo a questo. Teresa Bompane, mi sembra che ti abbiano risposto bene. Cristina Zerbone, 300953, un messaggio dagli angeli. Allora, vediamo invece Cristina Zerbone cosa anche lei. Vediamo, ascolta il tuo angelo, eh? Allora, gli occhiali che scappano, ascolta il tuo angelo. Cristina Zerbone, 300953. Ok, mi sistemo bene perché le mie gambette cominciano a infastidirsi. Cristina Zerbone, per te, dal tuo angelo. Cristina Zerbone. Allora, Cristina Zerbone, vediamo cosa ti arriva, che consigli ti arrivano dal tuo angelo. Allora, innanzitutto che ti devi prendere cura del tuo corpo, disintossicazione, depurazione, rispettare proprio il tuo corpo perché tu sei una persona sensibile e quindi fragile perché il tuo corpo assorbe tutto quello che tu le trasmetti anche dall'esterno, eh? Quindi ti chiedono gli angeli di chiedere il loro aiuto per fare questo, innanzitutto per gestire lo stress e poi per lasciare andare i rimpianti riguardo al passato e affidarti a loro
cioè lasciare andare i pensieri, i timori, le preoccupazioni e di ritrovare proprio armonia nel tuo corpo. Quindi fate aiutare, qua c'è l'angelo Serena che ti dice che è l'angelo dell'abbondanza, che riceverai il denaro di cui hai bisogno e sarà Dio a decidere come fartelo avere. Abbi fede. Devi avere pazienza ancora un po' perché i tuoi sogni si stanno per realizzare più in fretta di quanto credi. Però ti dicono, devi avere attenzione e pazienza riguardo a questi sogni. Quindi prenditi cura di questi tuoi sogni. Le tue preghiere e le tue aspettative positive porteranno a realizzare quello che tu stai chiedendo, quindi saranno esaudite. Gli angeli lavorano con te in questa situazione da tanto tempo, quindi ti chiedono di avere più fiducia in loro e di coinvolgerli in questa situazione. Ti dicono procedi sulla strada che stai percorrendo perché ti porterà molto lontano. L'unica cosa che ti consigliano è di stare attenta alle persone vicino perché alcune persone non saranno felici di queste tue realizzazioni dei sogni, come se ci possa essere invidia, gelosia. Quindi non parlare troppo di queste tue realizzazioni dei sogni. Magari c'è un'amica che non è proprio amica, eh? Quindi prenditi una pausa tutta per te, fai delle cose che ti fanno star bene, soprattutto dedica del tempo per stare bene fisicamente e moralmente. E poi ti ricordano di prendere la vita con gioia, perché quando tu hai la gioia dentro di te, tutto diventa magico, la tua vita diventerà magica. E i tuoi doni arriveranno e ti porteranno serenità nel presente e un futuro migliore possibile. Ti ricordano, infine, che la tua anima desidera servire con gioia ed essere immersa in un flusso ininterrotto di beatitudine che ti dà tutto ciò di cui hai bisogno. Fa che il tuo obiettivo sia restare in questo flusso e dare e ricevere in ogni situazione, in tutto ciò che fai. Bellissimo. Bellissimo. Cinzia Cerracchio. Cinzia Cerracchio, sto rispondendo a te in questo momento, 19.05.62, se il mio spirito guida mi porterà la risoluzione di un problema legale e cosa mi consiglia di fare? Vediamo, se il tuo spirito guida ti porterà, allora Cinzia 19.05.62, vediamo cosa ti arriva anche per te. Che consigli magici ti arrivano dal tuo spirito guida? Innanzitutto ti dicono che ci sarà una rinascita di vita, che ti arriverà un'idea e una buona notizia per un progetto stimolante, quindi qualcosa che tu hai già dentro e che vuoi portarlo nella realtà. Quindi stai tranquilla perché sarà una bellissima idea. Mi dicono di cercare di stare a contatto con la natura, per fare in modo che questa idea o altre idee originali e creative ti possano portare, pu puoi portarle all'esterno, quindi nella tua realtà in cui sei concentrata in questo momento. È come se tu in questo momento hai bisogno anche di essere incoraggiata
L'arcangelo Ari ti dice: io ti aiuterò a tirare fuori la grinta, a tirare fuori il coraggio per difendere quelle tue convinzioni, quindi essere sicura in quello che tu vuoi portare avanti riguardo a questa soluzione. E mi dicono che puoi fare anche affidamento alla tua sensibilità. E c'è l'arcangelo Caniel, soprattutto in questa luna piena, che ti porterà proprio nuove energie, nuove emozioni e comincerai a rispettare anche la tua sensibilità, te stessa, quindi la tua essenza. Allora, ti porterà anche, qua mi dicono, aprendo il tuo cuore, ritrovi tutta l'armonia in una relazione. E i contrasti, i conflitti verranno risolti, quindi è come se tu, aprendo il tuo cuore, potrai anche dare stabilità a questa armonia che in questo momento vacilla. Sì, è come se tu hai anche praticamente una delusione, forse magari non sarà, ci sarà stata magari qualcosa che non è andata in modo positivo e ti dicono però tu devi cercare di trovare le emozioni autentiche che senti dentro di te, quindi metterci tutta l'autenticità. Allora, sì, qua mi dicono che ci sarà un nuovo progetto, e che la tua idea, quella che prima, proprio all'inizio, ti stavano dicendo valida, questa idea la trasformerai in realtà e ti prenderai cura di te stessa. È importante fare questo, eh? Ti dicono che tu sei una persona amata e che devi fidarti, devi avere più fede in Dio perché questa situazione sarà risolta. Quindi è come se tu devi cercare di capire anche esattamente quali sono i tuoi desideri e prendere questa decisione riguardo proprio questa situazione. Sì, ti ricordano che è vicino all'arcangelo Caniel, soprattutto in questo momento che c'è la luna piena, sfrutta al massimo questo momento, perché ti arriveranno veramente delle nuove energie e manifesterai al meglio proprio i tuoi desideri. Maria Romana Morigni, allora 03 11 95 e Andrea 16 04 86. Se l'amore che provo verso di lui sarà corrisposto. Maria Romana Morigni e Andrea, se l'amore che provo verso di lui verrà corrisposto. Vediamo. Maria Romana Morigni, che cosa ti rispondono? Se Andrea corrisponde il tuo amore. Certo, guarda, mi dicono che questo è un tuo sogno e questo sogno è già realizzato. Quindi ti dicono c'è l'arcobaleno tra di voi che illumina proprio la vostra storia d'amore. E poi ti dicono che tu attraverso di lui è come se trovi di nuovo la grinta, la voglia, la sicurezza in te stessa. È proprio la forza di andare avanti. Farete qualcosa riguardo insieme, farete qualcosa riguardo come prendersi cura della natura, come prendersi cura. Sarete molto attivisti, soprattutto lui, attivista riguardo all'ambiente.
quindi qualcosa che farete insieme. Qua vedo proprio soluzioni che prenderete insieme, ci sarà un giusto compromesso, ma tu ricordati di avere autocontrollo, eh? Allora, qua mi dice proprio che ci sarà insieme a questa persona un progetto da portare avanti, eh? Secondo me è anche un progetto forse lavorativo. Qua mi dice che è una persona che comunque fa bene il suo lavoro, eh? Ok, abbiamo risposto anche a Marina, adesso c'è Stefania Cannata. Allora, 050670, come sarà la mia vita sentimentale, Stefania Cannata? Allora, vediamo Stefania, la tua vita sentimentale, come sarà la tua vita sentimentale? 050670 Allora, Stefania Panazza, vediamo cosa ti arriva dal tuo angelo. Qua scappano anche le carte, vediamo la tua vita sentimentale. Come sarà? Che cosa ti consiglia il tuo angelo? Allora, qua mi dice che mi devo fermare e allora vediamo. Sì, ci sono proprio le carte che sono scappate dal mazzo. Vediamo qui per Stefania. Ups, e cadono per terra. Stefania, la prima cosa che ti dicono è che devi imparare ad avere più fiducia in te stessa perché tu sei una bella persona e ti meriti l'aiuto di Dio e ti dicono che Dio che opera attraverso di te, con te in ogni modo possibile. Ti dicono che devi avere più fiducia, che in questo momento la tua fiducia vacilla. Quindi affidati agli angeli perché rafforzeranno il tuo coraggio e la tua fede. Qua vedo proprio che tu devi affidarti completamente all'aiuto di Dio. Sì, qua mi dicono che arriverà un cambiamento e sarà un cambiamento molto bello proprio in. Qua mi dicono un cambiamento molto bello in famiglia, quindi potrebbe essere anche qualcosa di sì, proprio nella tua famiglia. Mi dicono che tu in questo momento, soprattutto l'arcangelo Raziel, che è il tuo angelo proprio in questo momento, ti dice che tu sei una chiaroveggente e non devi avere dubbi riguardo a questo, che l'arcangelo Razia ti sta aiutando per poter avere una visione spirituale chiara, ti sta risvegliando appieno questa tua risveglio riguardo alla chiaroveggenza, questo tuo dono che ti è stato mandato, inviato dal cielo. Ti ricordano soprattutto che tu devi aprire il chakra del tuo cuore perché l'amore è già dentro il tuo cuore, l'amore è già al centro di ogni cosa. Quindi ti dicono che tu sei circondata già dall'amore e ti devi sintonizzare soprattutto sull'amore. Se ami, ti lasci amare a cuore aperto, sei al sicuro. Perché non ti offriamo una guida e una protezione perfette. In questo momento è importante che tu dedichi cura al tuo corpo per depurarti e disintossicarti. Quindi ti dicono rispetta il tuo corpo perché è prezioso e sensibile. Quindi chiedi aiuto agli angeli, chiedi aiuto al tuo angelo di eliminare lo stress e di portare, di lasciare andare soprattutto il rimpianto riguardo al passato, eh.
Quindi affida a noi ogni tuo pensiero, timore e preoccupazione, goditi la splendida grazia che si prova ad avere un corpo depurato. E devi cercare di trovare la spensieratezza, la gioia di come quando eri bambina. Quindi ritrovare la tua bambina interiore e non ti devi preoccupare di tutte le responsabilità che in questo momento hai sulle spalle. Quindi lascia andare le responsabilità perché loro ti aiuteranno a portare a termine i tuoi progetti. Quindi spensieratezza, sorriso, eleveranno la tua energia e ti dicono non ti preoccupare perché tornerai al lavoro con una prospettiva rinnovata e un'energia più elevata. In questo momento tu devi concentrarti. Riguardo alle tue decisioni per poter capire cosa cambiare e guarire dove non c'è armonia ed equilibrio. Quindi è come se tu devi riconnetterti la tua bambina interiore per dargli amore, per dargli gioia, per dargli innanzitutto compassione. Ti ricordano che loro ti aiuteranno ad aprire il tuo cuore e fare in modo che tu dedichi più tempo ed energia alla tua bambina interiore, a te stessa, per poter ritrovare l'amore. E infatti continuano a dirmi: prenditi una pausa, tu dedichi intensamente agli altri, tu devi dedicare adesso tempo a te stessa, Stefania, eh? È come se tu hai delle basse energie che ti circondano, stai lontana da alcune persone che non ti fanno star bene. Quindi l'Arcangelo Michele ti dice: non hai nulla da temere, sei al sicuro in questa situazione sotto il perfetto controllo della Divina Provvidenza e dell'ordine universale. Devi solo avere pensieri ed emozioni amorevoli per assicurarti che l'esito migliore possibile fluisca agevolmente verso di te e attraverso di te per ritrovare la pace. Qua vedo proprio canalizzazioni riguardo l'universo, vedo le stelle, i pianeti, pace e amore. Allora, qui abbiamo finito con le domande prenotate, andiamo a vedere. Iniziamo con le vostre domande, le persone che sono in diretta, andiamo prima a sbirciare le prime domande, vediamo, vediamo. Allora, oh mamma mia, che paura. Ho sbattuto il portone qua sotto. Sto cercando le vostre domande. Allora, Anna Grimaldi chiede se vedi per me un amore. Grazie. Anna Grimaldi, vediamo. 06 11 73. Allora scriviamo. Anna Grimaldi, se ci sarà per te un amore meritevole, vediamo. Un amore meritevole per te. Andiamo a vedere, Anna Grimaldi. Un amore meritevole per te. Innanzitutto mi dicono che tu sei una regina,
ti devi ricordare che tu sei una persona molto, molto bella, molto sicura di te, sei anche ironica, sai essere anche ironica e hai tanta esperienza alle tue spalle. Quindi ti dicono in questo momento, anche se tu sei concentrata, anzi ti dovresti concentrare sulla carriera perché è più importante in questo momento, eh? Quindi dedicarti alla carriera. Qua vedo che ci sarà un festeggiamento con una persona maschile, è come se ti aiuterà anche a liberarti da situazioni pesanti, eh? Sì, c'è la ruota della fortuna, ci saranno nuovi inizi, cambiamenti di direzione che offriranno felicità. Caspita, c'è per te questo, secondo me c'è già una persona veramente affine a te e dove tu praticamente avrai una relazione veramente amorevole con lui, eh? C'è la stella, ti dice che il sogno si avvera. Devi essere più determinata, avere più autocontrollo perché ci sarà anche un avanzamento nel lavoro, eh? Successo da parte degli altri. Questa persona che tu stai chiedendo è una persona molto saggia e ti aiuterà a fare dei progetti e andrai avanti con lui e manifesterai ogni tuo desiderio, eh? Bellissimo, bellissimo. Andiamo a vedere allora Eli Marghi, Angela Cordova mi chiede, Angela Cordova mi chiede per il mio percorso spirituale, grazie. Angela Cordova, percorso spirituale. Sì, andiamo a vedere qual è il tuo percorso spirituale. Angela Cordova 070371, vediamo cosa ti vogliono rispondere. Ok, 070371. Sto rispondendo alle persone che sono in diretta, quindi mettete il vostro messaggino per gli angeli che vi risponderanno alla grande. Angela Cordova, vediamo. Ok. Allora, qua mi dicono che tu dovrai prendere una decisione proprio adesso, non devi aspettare, eh? E questa decisione la devi prendere in base ai tuoi desideri che ti arrivano dal tuo cuore. Qua c'è un insegnamento che tu sei in grado di insegnare o aiutare i giovani a imparare. Qua vedo proprio giovani, potrebbero essere bambini, ma anche giovani, eh? Proprio una decisione riguarda questo. Mi dicono che tu sei veramente brava come consulente, quindi mi dicono che tu sai portare attraverso la parola, le parole sagge, dei consigli saggi e un ascolto empatico, soprattutto collegato a questi bambini, eh? E tu sei una persona che porta luce, guarigione, divina, amore nel mondo, quindi sei una persona che è un'operatrice di luce, ricordati questo. Ed è tutto, ecco, qua mi dicono anche non solo con i bambini, con i giovani, ma hai anche un collegamento molto forte con gli animali. Quindi sai comunicare in modo intuitivo con gli animali. E la tua guida interiore è un animale di potere, mi dicono, che ti porta comunque a capire attraverso l'intuizione quello che tu devi portare avanti, eh? Qua vedo proprio bambini e animali, come se questi due
Sono collegati sia i bambini che gli animali, eh? Sì, continua a dirmi che devi fare questa scelta e stare a sentire proprio i desideri del tuo cuore, perché sarà una scelta professionale e un'opportunità che si presenterà. Ok? Bellissimo, ti hanno risposto anche a te. Allora, Angela, ti hanno risposto. Francesca. Ah no, niente, Francesca dice di rifare la domanda. Antonella Barese mi dice grazie, grazie agli angeli. Roberta F sta guardando, ciao Roberta, Mariangela Pier. Allora, Mariangela Pier mi chiede anche per me un messaggio 10.03.64, grazie. Mariangela Pier. Un messaggio anche per te, ascolta il tuo angelo, mi viene proprio da prendere queste carte. Ascolta il tuo angelo. Andiamo a vedere. Mariangela Pierra, sto rispondendo a te e andiamo a vedere che messaggio ti arriva. Ecco, ci siamo, ci siamo. Ok. Anche qua ci sono tanti bei messaggini per te. Oh, c'è l'angelo Daniele che è come se aiuta, abbraccia il matrimonio. Non so se tu sei sposata, come se cerca di sostenere e di unire il matrimonio, la famiglia. L'arcangelo Raffaele ti aiuterà a guarire riguardo a qualche disturbo fisico che hai e che magari tu in questo momento sei preoccupata. O forse sicuramente un componente della tua famiglia. Qua mi dice però che anche tu sei una guaritrice come me, quindi è come se tu devi fidarti delle tue capacità che hai e della luce che ti invia l'Arcangelo Raffaele, quindi luce verde smeraldo nelle sue mani che arrivano verso di te. Allora, l'Arcangelo Cagnel, che è l'arcangelo proprio collegato alla luna, alle fasi lunari, ti dice che ti vuole aiutare proprio in questo momento, ti vuole aiutare ad avere una rinnovata passione per la vita, quindi sia sentimentale che professionale. Quindi affidati all'arcangelo Cagnel. Mi dicono che in questo momento tu sogni ad occhi aperti e questi sogni devono essere proprio belli, chiari, perché devi aprire la tua mente, lasciare andare i pensieri. Quindi non controllare i pensieri, perché ti arriveranno, lasciando aperta la mente, ti arriveranno questi pensieri che ti portano proprio delle informazioni, quindi scrivi questi pensieri e le sensazioni che ti arrivano, perché ci sarà un'idea, è come se quest'idea ti arriva come stando a guardare un film, no? Vedi proprio questa immagine, ma è proprio riguardo la tua vita. Quindi, come se tu stimoli la tua creatività proprio lasciando libera la tua mente dai pensieri, eh? E poi mi dicono che tu fai tanto per gli altri e in questo momento è arrivato il momento di premiarti. Fai qualcosa di bello per te,
Premiati, fatti un regalo, trova l'equilibrio perché tu hai bisogno anche di innalzare le tue energie. Quindi tu devi essere contenta, felice, proprio facendo qualcosa di bello per te in questo momento, soprattutto per te. E di vedere l'amore, tu sei già circondata dall'amore, ti dicono lascia andare gli errori che hai fatto nel tuo passato, perché sei troppo concentrata su questi errori. Lasciali andare, vedi solo l'amore riguardo a questi errori che non ti fanno star bene. Quindi focalizzati in questa situazione, ci metti guarigione, chiedi all'Arcangelo Raffaele. E ti dice: vedi solo l'amore ed è giusto che tu sei cauta riguardo a questa situazione. Quindi ti dice l'angelo Brigida, ti dice: guarda attentamente in profondità questa situazione e poi vai avanti. Bellissimo, bellissimo. Quindi Mariangela, ho risposto anche a te. Lorenza Giulia, buongiorno. Allora, io Anna Miletto, lo scriviamo così almeno. Johanna. Allora, Johanna Miletto, che cosa chiede? Allora, 10. 10.04 82, qual è il mio dono? Johanna Miletto, qual è il tuo dono? Vediamo, qual è il tuo dono? Bellissimo. Johanna, mi dicono che tu sei una maestra spirituale, quindi puoi guarire tenendo corsi e seminari. Questo è il tuo dono. E anche il fatto che tu aiuti le persone, rendi giustizia riguardo alle persone che hanno subito delle ingiustizie. E quindi ti prenderai cura di queste persone, le aiuterai. Mi dicono che tu hai bisogno di creare, e quindi questo è quello che devi fare: creare per poter portare avanti la tua missione. Qua mi dicono che tu hai anche a cuore la famiglia, quindi è come se tu devi portare anche avanti questa tua missione riguardo la famiglia, eh? Se ci sono delle cose non in armonia, è come se tu con la tua esperienza porti avanti e risani, trovi il coraggio. Qua vedo proprio la forza di essere coraggiosa riguardo proprio un'esperienza con la tua famiglia, eh. Qua vedo che ci sono dei bambini, come se lo scopo divino della tua vita consiste nell'aiutare, insegnare e prenderti cura dei bambini. Vedo anche i cristalli, non so se tu li usi, ma le pietre preziose, come se tu sei anche un canale di energia guaritrice. Tutto quello che porterai avanti riguardo questa tua missione porterà abbondanza infinita. Quindi lo scopo divino della tua vita porterà abbondanza a piene mani. Ok, Ioanna, abbiamo risposto anche a te.
Raffa fa ciao. Manuela Moretti chiede: buongiorno Paolo, un pensiero per me, grazie. Allora, andiamo a vedere Manuela Moretti. Ok. Anche per te lo chiediamo al tuo angelo, caro angelo di Manuela Moretti. Cosa bisogna di sapere in questo momento, Manuela? Vediamo, che cosa bisogna di sapere in questo momento, Manuela? Infatti scappa anche la carta. Sì, va bene, abbiamo capito che non c'è bisogno di stare lì a pensarci due volte. Wow, allora l'arcangelo Sandalpon mi dice che tu devi essere più gentile con te stessa e devi circondarti di persone, situazioni, ambienti armoniosi. Rispetta la tua sensibilità. E mi dicono anche che tu hai l'energia intorno a te, un'energia divina molto potente, un campo energetico che risponde in base alle cure che tu dai al tuo corpo. Quindi, circondata dall'amore, tu rinalzi queste tue energie e le tue mani possono anche trasmettere questa energia divina. Quindi attraverso il tuo cuore, attraverso l'amore, avrai questa la possibilità di aiutare le persone. Quindi vedo proprio guarigione. Che bello! Allora, il tuo angelo ti sta dando dei segni molto molto chiari. Potrebbero essere piume, potrebbero essere monete, potrebbero essere cuoricini. Lui ti sta dando proprio dei segni chiari. Infatti, qua mi dice: tu hai il dono della chiara conoscenza. L'arcangelo Uriel ti dice proprio questo: presta attenzione ai pensieri e alle idee che ti vengono in mente, perché sono la risposta alle tue preghiere. I tuoi figli sulla terra e in cielo sono felici e accuditi amorevolmente da Dio e dagli angeli. Mi dicono di ricordarti che la relazione principale è con te stessa e con Dio, che tutti gli altri legami partono da qui. Quindi ricordati attraverso la guarigione, l'equilibrio, con la tua, iniziando con te stessa e con l'amorevole amore di Dio. Quindi circondati solamente di persone che ti fanno star bene. Tu sei già amata, qua vedo proprio Cupido che ti porta amore, ti circonda con l'amore. L'unica cosa che devi lasciare andare il tuo passato perché ti porti ancora questo peso riguardo al tuo passato. E lasciarla andare ti aiuta veramente a ritrovare l'amore per te stessa e per il prossimo. Quindi lasciati alle spalle il tuo passato. Non lo vuoi, non ti serve più e ora è svanito. Qua mi dicono che tu hai anche l'aiuto dell'Arcangelo Michele e che ti aiuterà ad essere più cristallina riguardo i tuoi desideri. Quindi focalizzati sui tuoi obiettivi con fede incrollabile. Sì, mi sembra che ti abbiano risposto. Ok, Manuela Moretti, ti hanno risposto alla grande. Andiamo a vedere. Allora, Valeria Caleddo, Anna Maria Tagliabue, ecco Anna Maria Tagliabue, lo scrivo. Allora, Anna Maria Tagliabue, buongiorno 3006 69, un pensiero anche per me, grazie.
Ok, Anna Maria Tagliabue. Non so perché, ma mi viene da. È tutto perfetto qui. Questa mattina arrivano i messaggi con lo scambio di messaggi tra gli arcangeli, come se voi avete bisogno di informazioni chiare, ma è come se queste carte praticamente si mischiano tra di loro, no? Quindi informazioni degli arcangeli per voi. Allora, Anna Maria Tagliabue, vediamo 030 0669. Ascoltiamo il tuo angelo, che cosa ha da dirti, che cosa hai bisogno di sapere, di capire e di sentire. Ci siamo, eh? Ok. Allora, innanzitutto ti ricordano di vedere solo l'amore e ti ricordano di lasciare andare i ricordi riguardo al tuo passato, al presente, riguardo a degli errori che tu hai fatto e che tu devi cercare di vedere tutto questo solamente attraverso l'amore. Quindi soprattutto attraverso te stessa con amore, ma anche riguardo gli altri. Focalizzati sull'amore, insisto in ogni situazione, ti ricordano, perché otterrai guarigione in modo che in questo momento non riesci neanche a immaginare. Bellissimo. E ti ricordano che tu devi prenderti in questo momento cura di te stessa. Fai qualcosa di bello per te, un massaggio oppure qualcosa, un bagno di sale, qualcosa che ti dà veramente piacere. Quindi piacere il tuo corpo, prenditi cura del tuo corpo, eh? Benedizione dissimulata. Quello che sembra un problema in realtà è una risposta alle tue preghiere. Comprenderai le ragioni sottese alla situazione attuale quando tutto si risolverà. Confida nelle protezioni dell'infinita saggezza del cielo che esaudirà la tua preghiera nel migliore dei modi. E poi ti ricordano che gli angeli sono sempre vicino a te e ti chiedono: ma tu hai chiesto aiuto a noi, angeli? Hai chiesto aiuto alle tue guide? Se l'hai fatto, loro sono pronti a darti questo aiuto, ma devi tenere le braccia aperte, le mani aperte, perché sarai sostenuta dal divino, hai l'aiuto dal cielo che ti meriti. Devi avere solamente un po' di pazienza perché hai ancora molte cose da imparare, hai molte cose da studiare. Ma tutte queste informazioni ti aiuteranno ad avere delle trasformazioni nella tua vita, ma devi avere pazienza. Ti ricorda che la tua anima desidera servire con gioia ed essere immersa in un flusso ininterrotto di beatitudine che ti dà tutto ciò di cui hai bisogno. Fa che il tuo obiettivo sia restare in questo flusso e dare e ricevere in ogni situazione, in tutto ciò che fai. Bellissimo. Fatti un bel regalo, prenditi cura di te stessa. Quindi, Anna Maria, abbiamo risposto a Anna Maria. Ciao Anna Sanguinetti, un abbraccio anche a te. Ciao Valeria Cadendo, gentilissima. Ciao Natascia. Ecco, Natascia mi chiede, Natascia Caratelli. Allora, Natascia, scusa, scrivo perché sennò faccio confusione. Caratelli,
un po' lenta nello scrivere, ma cosa mi chiedi? 230171, c'è un messaggio per me. E allora tutti, vi affidate proprio ai vostri angeli, va bene, va bene. Natascia, anche per te un messaggio dal tuo angelo. Vediamo, 230171, che cosa hai bisogno di sapere, di capire e di sentire in questo momento? Sapere, sentire, capire. Natascia, per te un messaggio dal tuo angelo. Ok, andiamo a vedere. Innanzitutto ti dicono, se tu hai chiesto aiuto riguardo a questa situazione che stai vivendo in questo momento, riguardo al lavoro, no, riguardo a quello che loro hanno bisogno di fare per te per aiutarti in questa situazione. L'hai chiesto l'aiuto? Perché loro ti dicono che tu sei governata dalle leggi universali ed hai però il libero arbitrio. Quindi se tu non chiedi aiuto, loro non possono intervenire. No? Loro ti lasciano decidere in piena autonomia. Quindi sei rispettata riguardo a queste decisioni. Loro aspettano che tu li invochi e chiedi il loro aiuto. Ok? Ti ricorda l'arcangelo Azrael che tu hai un talento naturale per il consulenging. Molte persone traggono beneficio della tua guida e delle tue rassicurazioni. E anche se in questo momento ti sembra che tu hai un problema da risolvere e ti dicono quando questa situazione sarà risolta, capirai attraverso l'infinita saggezza del cielo che le tue preghiere saranno risolte in modi magici. Quindi un problema che in questo momento ti sembra un problema, ma è come se fosse una benedizione. Ti ricordano che tu, per essere aiutata dal cielo, dal divino e dalla tua guida e dai tuoi angeli, devi solamente chiedere, chiedere, chiedere e ti arriverà l'aiuto dal cielo. Ti dicono tu sei una persona molto creativa e questo progetto che tu hai in mente devi lasciare andare la paura per poterlo portare avanti. Quindi lascia andare le paure riguardo alle critiche, non te ne deve fregare niente riguardo a quello che pensano gli altri. Tu sei brava, sei perfetta, dai troppa importanza al giudizio degli altri. Staccati da persone, situazioni che non ti fanno star bene. Mi dicono con molta pazienza, finisci questo ciclo della tua vita e ne inizi un altro dove ti arriveranno informazioni e tutto quello che ti arriverà lo trasformerai in azione. Abbi ancora un po' di pazienza. Gli angeli ti stanno aiutando, ma chiedono che tu chiedi il loro aiuto perché hai il libero arbitrio. Ok, Natasha? Allora, Ida di Noia, Costantino di Bartolomeo 12.10.72, un consiglio per Costantino a Bartolomeo. Allora, vediamo Costantino Bartolomeo chi... Sì, vediamo cosa gli vogliono dire anche a lui, suo angelo, un attimo.
Ida di Noia chiede per Costantino di Bartolomeo, di Bartolomeo 12 10 72. Vediamo che consigli ti arrivano per Costantino. Ok, anche per lui chiedono: ma lui ha chiesto aiuto a noi angeli, ha chiesto aiuto alla guida, al sostegno divino? Perché loro ti vogliono fare arrivare questo aiuto dal cielo. Quindi, Costantino di Bartolomeo, ti dicono anche a te: smettila di avere paura riguardo al giudizio delle altre persone. È giusto che tu ci metti la passione, ci metti proprio l'attenzione a questo progetto che vuoi realizzare. Ma non devi preoccuparti delle critiche, quindi non aver paura del giudizio degli altri, perché tu rimandi questo progetto proprio perché hai paura di non essere all'altezza. C'è l'angelo Serena che ti dice che porta l'abbondanza e riceverai il denaro di cui hai bisogno e sarà Dio a decidere come fartelo avere. Abbi fede. Pioggia d'abbondanza, caspiterina, bellissimo. E ti dice che tu, per risanare la tua situazione finanziaria, devi affidare a loro le preoccupazioni riguardo al denaro, che ti guideranno e ti mostreranno come creare e accettare l'abbondanza. Quando lavori insieme a noi, la tua situazione finanziaria guarisce con la stessa rapidità con cui le permetti di farlo. Vai avanti, tranquillo, Costantino di Bartolomeo, perché loro ti stanno aiutando a sistemare questa situazione e lo stanno facendo sin dall'inizio che si è creata. Quindi coinvolgilo, gli angeli, perché loro vegliano su di te. Quindi procedi sulla tua strada che stai percorrendo perché ti porterà molto lontano, eh? Ti dicono di guardare anche te stesso con gentilezza e con amore, perché questo loro l'hanno sentito attraverso di te, ti stanno aiutando a far questo, eh? Qui vedo anche un legame speciale con gli animali e gli angeli vegliano sui tuoi piccoli amici domestici, sia sulla terra che in cielo. E poi dicono a Costantino di Bartolomeo che sei un operatore di luce, che Dio ha bisogno di te come se fossi un angelo terreno su tutti i suoi abitanti. Quindi stai tranquillo, fate aiutare anche dall'arcangelo Uriel perché ti aiuta a guarire dalla rabbia che è ancora dentro il tuo cuore e quindi anche nella tua mente. Lascia andare attraverso l'aiuto dell'arcangelo Uriel, che ti porterà un grande amore dentro di te. Infatti, l'arcangelo Uriel ti dice che tu hai il dono della chiara conoscenza e che devi prestare attenzione ai tuoi pensieri, alle tue idee che ti vengono in mente, perché sono risposte alle tue preghiere. Ok, andiamo a vedere Paola Berdini. 302 63, un messaggio per me, come posso trovare la mia strada? Paola Berdini, vediamo come puoi trovare la tua strada. Ok, andiamo a vedere. Scriviamo qua, se no. Ok, come puoi trovare la postale? Andiamo a vedere. Paola Verdini, sto rispondendo a te. Come puoi trovare la postale?
Va bene, non c'è bisogno di stare lì. Vediamo cosa arriva per te. Ma guarda che volano le carte qui, eh. Allora, hai dei messaggi molto importanti che possono aiutare gli altri, quindi parla in pubblico, ti dicono Paola Verdini, eh. Insegnare e imparare, l'arcangelo Zadkiel, tieni aperta la mente, impara nuove idee, puoi insegnarle agli altri. Devi essere più gentile con te stessa e in questo momento soprattutto devi rispettare la tua sensibilità e circondarti di persone, situazioni e ambienti armoniosi. Qua mi dicono che i tuoi figli sulla terra e in cielo sono felici e accuditi amorevolmente da Dio e dagli angeli, che tu sei una persona amata e che l'arcangelo Camuel ti sta aiutando nella relazione spirituale con la tua anima gemella. Che devi rispettare soprattutto in questo momento la tua sensibilità con l'aiuto dell'arcangelo Caniel che ti dice soprattutto riguardo alla luna piena che c'è in questo momento rispettare le tue le energie, le emozioni che ti arrivano attraverso questo momento particolare. Quindi sensazioni che ti arriveranno attraverso la luna piena. Sì, allora ci sarà un nuovo progetto per te e le tue azioni stanno andando via un'idea, trasformandola in realtà e ti aiuterà ad avere questa opportunità di perdonare, di guarire e di crescere soprattutto lasciando andare gli schemi negativi riguardo al passato, eh. Quindi devi mantenere proprio l'intenzione di vedere la luce e la bontà divina nell'altra persona. Ti aiuteranno a rilasciare i pensieri, le emozioni e le energie che finora ti hanno impedito di perdonare e ti eleveranno verso una condizione superiore di pace e compassione. Infatti, come mi dice l'arcangelo Camuel, che ti arriverà la pace, che sentirai la pace e che questo tutto avviene quando ti ricordi che l'unica cosa reale è l'amore. Potrai lavorare insieme a un gruppo di persone, qua mi dice gruppo di artisti, quindi unisciti a queste persone per condividere la tua arte, per condividere le tue ispirazioni e trovare amicizie e sostegno. Eh sì, Paola Berdini abbiamo fatto. Allora, ancora due persone. Marianna Mazza. Allora, 16:09:69 c'è un messaggio per me. Marianna Mazza, sto rispondendo a te. Ok. Allora, mi viene da prendere consigli riguardo all'Arcangelo Gabriele, Marianna Mazza, 16:09:69. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Marianna Mazza. Allora, 16:09:69, che cosa ti vogliono dire soprattutto l'Arcangelo Gabriele? Che cosa hai bisogno di capire, di sapere? Allora, innanzitutto l'Arcangelo Gabriele mi dice di stare a sentire. Perché ti sta mandando dei messaggi molto, molto, ecco, infatti, molto forti riguardo al sentire. Ma questo te lo dice anche l'arcangelo Uriel, che è il tuo angelo proprio che in questo momento ti sta vicino. L'arcangelo Uriel ti dice che
tu hai una bellissima idea e che questa idea è stata ispirata dal divino, dalla tua guida divina. Quindi ti prego di attivarti per realizzarla. Questo è quello che ti dice l'Arcangelo Uriel, che in questo momento è la tua guida divina, che ti porta soprattutto buone notizie riguardo a quello che stai chiedendo o che hai chiesto in preghiera. Quindi queste buone notizie le porterai in maniera creativa. Sempre l'Arcangelo Uriel che ti sta illuminando ti dice di fidarti della tua conoscenza interiore e agisci senza aspettare oltre. Ti ricorda che lo scopo della tua vita è servire in modi che possano portare gioia sia a te sia agli altri. Non preoccuparti di trovare il tuo compito specifico. Concentrati piuttosto sul servire alla realizzazione di uno scopo e vedrai che ne trarrai, scusa, giovamento anche tu. Mamma mia, quindi hai l'Arcangelo Uriel, che è proprio la tua guida divina. Quindi abbiamo risposto a Marianna Mazza. Andiamo a vedere avanti. Oh oh. Meno male che me lo sono scritto perché stavo per rispondere di nuovo. Mamma mia. Allora, facciamo così. Visto che... Allora, Lorenza Giulia, adesso vedo se ti ho già risposto. No, rispondiamo a Lorenza Giulia, poi andiamo a dare a tutti voi un messaggio dell'Arcangelo Michele per concludere. Quindi Lorenza Giulia, risponda a te. Quando poi che sono le mie guide e se hanno un messaggio per me, scusa, su come andrà la mia vita. 220179, grazie. Quindi Lorenza Giulia chiede un messaggio dalle sue guide e come andrà la sua vita. Vediamo che messaggio ti vogliono far arrivare. Lorenza Giulia. Ci siamo. Allora, qua c'è una carta che mi sta chiamando e non c'entra niente con quelle che stanno nel mazzo. Ci siamo. Allora, Lorenza Giulia, mi dicono che c'è un cambiamento in famiglia, un nuovo arrivo, allieteranno presto la famiglia. E anche per te c'è l'Arcangelo Uriel che ti dà l'aiuto attraverso un'idea brillante e ti dice che è un'idea proprio riguardo alla tua guida divina. Quindi ti prego di attivarla per realizzarla, l'Arcangelo Uriel. Ti dicono che tu in questo momento hai ancora tanto da apprendere e quindi tutto questo può aiutarti a realizzare lo scopo della tua vita e la crescita personale in questo momento. Gli angeli ti guideranno e ti aiuteranno. Soprattutto l'Arcangelo Uriel, sì, è la tua guida in questo momento. L'Arcangelo Uriel ti dice che in questo momento tu hai ancora bisogno soprattutto di liberarti dalla rabbia e dall'incapacità di perdonare che servi nel cuore e nella mente. Quindi la tua guida in questo momento è l'Arcangelo Uriel che ti aiuta a liberarti dalle emozioni per permetterti di aprirti un amore più grande. Sì, è proprio l'Arcangelo Uriel la tua guida in questo momento. Ti
Ti dice che tu hai il dono della chiaroconoscenza e attraverso l'arcangelo Uriel ti arriveranno dei pensieri, delle idee che ti arriveranno in mente proprio. Quindi sono risposte alle tue preghiere. Bellissimo. C'è anche un nuovo amore per te, un amore grande, ma veramente grande, che sta per arrivare. Bellissimo. Allora, visto che ci sono ancora pochi minuti, vorrei donare un messaggio a tutti noi, a tutti voi che state guardando questa diretta, dall'Arcangelo Michele. Chiediamo all'Arcangelo Michele che cosa abbiamo bisogno di sapere in questo momento noi, che consigli ci dà per tutti noi. L'Arcangelo Michele, che cosa ci vuole? Già ci ha volata una carta. Ti chiediamo, Arcangelo Michele, di illuminarci, di aiutarci, di confortarci. Ok. Allora, in questo momento l'Arcangelo Michele ci dice che c'è tanto bisogno di lavoro di guarigione energetica. Grazie per mandare energia di guarigione verso di me e attraverso di me, per il mio bene e per tutti quelli che mi circondano. Grazie per mettermi in contatto con guaritori e insegnanti di tecniche di guarigione energetica amorevoli di grande integrità. Bisogna avere più fiducia in noi stessi, chiede l'Arcangelo Michele. Dammi il coraggio, la forza d'anima, aiutami a comprendere che sono una cosa sola con tutto ciò che è divino, saggezza, forze, amore, creatività, abbondanza e salute. Permettimi di sentirmi al sicuro e tranquillo riguardo a me stesso sotto ogni punto di vista. Tu e i tuoi cari siete al sicuro, dice l'Arcangelo Michele. La preghiera è questa: Dio, Arcangelo Michele, grazie per vegliare su di me e sui miei cari. E poi chiedi proprio attraverso i nomi dei tuoi cari di essere aiutato. Per favore, aiutami a sentirmi al sicuro e in pace. Dammi fiducia, così potrò concentrarmi sulle mie priorità e godermi una vita sana e felice. Ti dice prendi le distanze da questa situazione, l'Arcangelo Michele. Quindi ci fa proprio capire che dobbiamo stare lontani, stare a casa. Quindi noi non dobbiamo avere paure e non dobbiamo farci trascinare dai drammi che ci arrivano dall'esterno. Quindi non abbiamo paura. Pace ovunque dentro di me in questa situazione, con l'aiuto dell'Arcangelo Michele. E mi dice che noi abbiamo anche la possibilità di visualizzare una risposta attraverso l'immaginazione, che l'Arcangelo Michele ci guiderà per avere questa risposta attraverso l'immaginazione. Grazie, 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 grazie all'Arcangelo Michele, grazie a tutti gli angeli e agli arcangeli, alle nostre guide, agli angeli custodi che ci hanno seguito in questa diretta, che veramente sono stati chiari e amorevoli. Grazie a tutti voi e alla prossima, un abbraccio grande, 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 grande. Ciao, bacio.